Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Siamo qui di nuovo nella postazione cesso, ragazzi, siamo qui al bagno perché non ve lo posso dire, ma lo saprete più avanti. Ma adesso siamo qui, ragazzi, perché oggi dobbiamo affrontare il super boss. Attenzione, attenzione, super boss God of War, ragazzi. Allora, ho già preparato tutto quanto per avvantaggiarci e per guadagnare tempo, ovvero Golbat con mossa Veleno Shock perché è super efficace e Fangonda. Fangonda, però, sono sincero, ancora non ho capito questo power kit specchio come si usa, però vabbè. E andiamo con questo primo tentativo. Sì, ragazzi, sto sudando quanto un maiale, però sono appena tornato da lavoro, quindi sto ancora a sudare, sono faticato. E poi mi fa ridere la gente perché sotto il video: ma te fai anche altro oltre a YouTube? Porca puttana. Quando fanno quella domanda sarebbe da prendere la persona. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, andiamo avanti, va, lasciamo perdere, ma che cazzo ci frega. Andiamo qui e facciamo lotta contro Gardevoir. Punti lotta consigliati 1500, ci sono 1312, però essendo super efficace magari ce la possiamo fare lo stesso. E attenzione, Gardevoir, con tutti i minichiria. Allora, facciamo subito questi, poi andiamo qua, Fangonda. La vedo molto dura, ragazzi. La vedo molto, molto dura. Molto difficile. No, sì, vabbè. Ecco, quando non ti vogliono far vincere al primo tentativo, non ti fanno distruggere lo scudo di quell'altro, ma vai a fanculo, va. Senza parole. Fanno apposta, io che spaccherebbe il gioco. Spaccherei il telefono solo per questa cosa. Basta, io esco. Vado nella mongolfiera? Sì. Perché lo fanno apposta. Primo tentativo non ti vogliono far vincere, no? Perché sennò è troppo facile, capito? Ma vai a fanculo. Quindi adesso andiamo a fare esplora. Contro Gardevoir. Lotta. Sì. Va bene, sì. Anche se mi vorrei mettere seduto perché sto più comodo, però cioè, sto a reggere il telefono con la mano. Cioè, tutti e due i telefoni con le due mani. Cioè, una cosa faticosissima. E andiamo subito a sconfiggere questi e andiamo contro Sbo. Visto, già la seconda volta, già è diverso l'andazzo, non c'è niente da fare. Lo fanno apposta per non farti vincere al primo tentativo. Non vincerò uguale magari, però basta cambiare il power kit specchio, invece di Fangonda gli dà... Vai a fanculo. Invece di dargli quello lì e non altro, mi ho sportato però. Se cambio Pokémon al volo, un altro super efficace chi è? Bishop. Cioè, non vincerò mai, lo so però. Però mi sono aumentato l'attacco, buono. O è lui che si è aumentato l'attacco? Schiva. Niente ragazzi, bisogna ricorrere alle maniere forti. Prendere subito, immediatamente, power kit, quello potente. Tipo Surf di Blastoise, sempre quello lì. Dobbiamo ricorrere sempre a quello. Quindi, vuoi vincita o no? Allora. Pokémon. Anzi, esplora. 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 Si manca il porco il telefono. Esplora. Poi andiamo su. Get a War. Cambia. Questo. Cambiamo la mossa. E gli diamo una bella mossa ignorante. Tipo Surf di Blastoise. Scegli. E siamo pronti per affrontare Gardevoir per la terza volta. Prima che cominci a spaccare il telefono. Perché mi sono un po' rotto il cazzo. E andiamo qui con Gardevoir di nuovo. Pokémon abbraccio. Guarda tu, se non lo sconfiggo, vedi tu l'abbraccio, lo distruggo. Ecco, subito surf. Subito un altro surf. Sì. Che ridere. Che ridere. Comunque Surf ragazzi è perfetta perché tu colpisci mentre lo devi usare quando ci stanno anche altri Gardevoir, cioè altri Pokémon vicino intorno, perché appena gli fai la mossa. Oh. Devo subito caricare Surf. Eccolo. Se non cambio Pokémon muoio.
Dai, la posso fare prima che muoio. 16 secondi. Scava, scava, schiappa, scappa, scappa. Scappa. Boom! Boom! Distrutto Gardevoir, attacca di arca. E attenzione, anche una prima esplorazione, vabbè, ma quello non c'entra niente. E... ma la luce ce l'ho. Si vede il cacchio, ragazzi, che tristume. E attenzione, 53 Pokémon abbiamo sbloccato finalmente. Gardevoir selvatico. Eccolo qui. Ma anzi, prossimo super boss, Gallade. Gallade. E attenzione, vediamo adesso, abbiamo sbloccato sia Gardevoir che Sableye. Sableye, spettacolo. Ah, poi abbiamo Gallade. Ah, già l'ho sbloccato? Proviamo a farlo subito, sì, ma che ci frega. Vediamo un po'. Allora, è di tipo psicolotta, quindi... voglio usare Togetic. Pure Crobat c'ho. No, voglio usare Togetic con vento di fata. Vai, andiamo subito così di corsa? Cioè, un tum tum tum. Vediamo un po' un attimo. Ma sì, andiamo subito, vai. Scegli. Lotta. Tanto lo so che perderò, però vabbè, sti cacchi. Se perdo rimetto un'altra volta il surf di Blastoise. E attenzione, la luce non ce l'ho. Non c'ho la luce. Attenzione. Subito, subito qua. Questo è tostissimo di Dogetic, ragazzi. Tanta roba. Scappiamo, anzi andiamo a colpire. Ah no, c'ho lo scudo. Ho sbagliato mossa. Non è difficilissimo da fare, raga. Ce la potrei quasi fare. No, non ce la faccio. Scappiamo. Ah no, non fa l'attacco. Sono bastardo. Corri, 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 corri. Questo è perché è il primo tentativo. Al primo tentativo mai lo fanno battere, raga. Non c'è niente da fare. Se muovo, guarda, scommettete che al secondo ce la faccio? Corri. Primo tentativo fallito. Adesso rifaccio subito al secondo tentativo, ragazzi. Me la sento, adesso ce la faccio. Vuoi la rivincita? Sì, dai, ci proviamo. Se non ci riesco, cambierò il kit e darò surf, ovviamente. Scioli. E andiamo subito ad affrontare questo Gallade. Attenzione, attenzione, tipo psicolotta. Come fa essere psicolotta? Non lo so. Comunque, è subito. Ma Gibrillio. Oh, mi ho levato pochissimo. Distruggiamo subito quest'altri. Così c'è Magibili un'altra volta. Distrutto lo scudo. E poi subito all'attacco. Quasi quasi, ragazzi, manca poco, eh. Tocca distruggere subito quest'altri così e subito l'attacco. Dai, dai, fai lo scudo, ti distruggo quando mi pare. Servirebbero altri Ghirlia qua vicini, eccoli. 8 secondi, 7, 6, 5, 4. Il messaggio sempre, sempre il messaggio a rompere il cazzo, le notifiche, ma che me frega? No, no! Ma fai affanculo, ma fai affanculo, la notifica di Facebook, ma che cazzo me frega? Porco. Avevo vinto, la rivincita, ma vaffanculo, va. La notifica di Facebook, ma che cazzo me frega? Mo disinstallo Facebook, andate affanculo tutti. La notifica, che cazzo me frega a me? Ma vaffanculo, va. Avevo vinto, ho finito, bastava l'ultimo attacco. Ma chi c'è? Se pure il cane che abbaia, mi sa che c'è state fuori.
Dai, dai! Porca troia, bastarda maledetta! Per un secondo del cazzo, mero del culo! Fanculo! Tanto non uso nessun potenziamento e non spendo nessun soldo, vaffanculo, ce devo riuscire! Fatto grandioso, cioè eccellente, e non riesco a batterlo, ma va vangolo, beh. Dai, ma che cazzo fa? Non si è mai visto. Vaffanculo, sì, vaffanculo, di vaffanculo e vaffanculo. Anche Galeid sconfitta, la faccia sua. E alla faccia del suo gioco, così si impara. Ma voleva far vincere, a me. Ma gli fa spendere soldi per kit. No. E attenzione, prossimo super boss, Gengar. It's bullet, attenzione, attenzione, attenzione. Boom, slacking, slow, sì, slacking, slowking. E quell'altro non ho visto chi era, sicuramente Gallade. Per sbloccare Gengar, punti lotta richiesti 1560. Io sto a 1483, quindi non ci arrivo. E niente. Adesso mi divertirò finalmente a fare un po' di dungeon in giro qua là. Quindi noi ci vedremo al prossimo Super Boss Gengar. E niente, ragazzi, un bel like. Oggi mi hanno fatto innervosire sia Gardevoir che Gallade. E vabbè, niente. Like, subscribe e share. Spero si senta bene, però non c'è altro modo di registrare, ragazzi.